Ciao a tutti, questo è Electric Abu. E adesso suonerò per voi un bellissimo pezzo. Un bellissimo pezzo. E dei metalli, gaz. E ci metterò il cuore solo per voi. Bentornati bambini in questo canale, è un canale pieno di gioia, si vede dalla mia faccia, e oggi parliamo di buon character design. Scherzi a parte, oggi sono qui davanti a voi per parlarvi di un disegno a cui ho lavorato a tempo perso. Ho sentito la necessità, vera e solida necessità, di mettermi a fare un disegno per puro piacere, piuttosto che per lavoro, per ritrovare della vaga ispirazione, visto che ultimamente mi viene un po' a mancare. Penso che la cosa sia dovuta a un lungo periodo di lavoro, in cui nei miei lavori sono stati richiesti determinati limiti da seguire, direttive da seguire, ecco. Quindi dei limiti per quanto riguarda, non dico la mia creatività, anzi è interessante, è utile, avere dei limiti, come per esempio per Cavolini, che lo stile doveva essere molto peanuts, così da cercare di creare qualcosa di tuo stando dentro quei limiti. Io penso che con Cavolini ci sia vagamente riuscito, perché ha sia qualcosa di peanuts, ma qualcosa anche un po' di anime chibi, che è un genere che mi piace. Chiudendo il cerchio, ho deciso di fare un disegno di qualcosa che mi stava piacendo sul momento, proprio che mi ispirasse al massimo, e così ho deciso di lavorare a una fan art di Quina. Quina, che è un personaggio di Final Fantasy 9, un gioco che ho giocato per la prima volta a 9-10 anni forse, e che quindi ha più di 20 anni quel gioco, se non 20 precisi. Io ora ne ho 29 quasi a giugno, ed è innegabile che Final Fantasy 9 sia stato uno di quei giochi che ha davvero messo la sua impronta potente sulla mia vita, ha lasciato il segno in modo solido, e adesso che ci ho rigiocato appunto a 28 anni, quasi 29, mi rendo conto di cose che non vedevo prima, ovvero di quanto sia buono, di quanto sia ottimo e solido il character design di Final Fantasy 9. È molto probabile che molti di voi siano ampiamente innamorati dei classici Cloud e Sephiroth di Final Fantasy 7, che tra l'altro, se non sbaglio, sono sempre di Nomura, lo stesso game director di Kingdom Hearts, che si occupa appunto di character design fin dal Final Fantasy 5, 6, boh, non vorrei dire bagianate. Fatto sta che lui si è occupato esclusivamente di character design e non della storia del gioco, tant'è che quando ficca Cloud e Sephiroth in Kingdom Hearts sembra che non sappia nulla del loro rispettivo background. Ma questo è qualcosa di cui non vogliamo parlare oggi. Come ho già detto in precedenza in recenti video, da adesso in poi farò quello che mi piace, che mi ispira, e tra questo c'è anche questo, chiamiamolo inconveniente, queste fan art che spero di poter portare in modo costante sul canale, e che quindi saranno molto variegate, perché seguiranno quello che starò giocando, da cui sarò appassionato al momento. Un domani potrebbe esserci una fan art di Sekiro, per esempio, visto che ancora ci devo giocare, ce l'ho lì scatolato e sono sicuro che mi prenderà a bestia. Potrebbe essere una fan art di Monster Hunter, una fan art di Mario, una fan art di Zelda, cosa che facevo anche tempo or sono. Zelda mi ha preso parecchio. E se posso quindi consigliare anche a voi, piccoli, grandi disegnatori, come ritrovare l'ispirazione, quello appunto di disegnare qualcosa che vi appassiona al 100% in quel momento, qualcosa che proprio ci avete una voglia assurda di disegnare. State guardando My Hero Academia, prendete cacchio di Midoriya o Bakugo e disegnatelo, e vedrete che, trascinati dall'ispirazione, dalla passione che avete per questo anime, per questo videogioco, il risultato sarà sicuramente migliore di altre cose che avete fatto per lavoro o come richiesta, o come, che ne so, un favore a un amico, o il disegno chiesto da un'amica, un regalo, quello che diavolo è. Rientriamo direttamente nel tema Final Fantasy 9, del perché quindi sto disegnando Queen. Quando ho giocato a 8, 9, 10 anni, non mi ricordo più, a Final Fantasy 9, la verità è che Queen è uno di quei personaggi che mi interessava di meno, perché per me, piccolo bambino scemo, come tanti bambini scemi là fuori, fregava soltanto del fighetto della situazione, di quello un po' più tamaro, forse di Vivi, che era il mago nero, quindi a modo suo era figo, sicuramente non di Steiner, che era il cavaliere, sicuramente non della principessa Garnet barra Daga, che anche lei è me, e tantomeno di Quina, una cuoca di una razza sconosciuta e strana all'interno
del mondo di Final Fantasy IX, una razza asessuata, quindi che non si sa se maschio o femmina, entrambi ermafrodita, che parla in accento romano e che pensa soltanto a magnà, letteralmente. Rigiocandoci invece adesso, a 28 quasi 29 anni, continuerò a dire 28 quasi 29, perché ancora non li ho, non ho solo notato quanto è solido la caratterizzazione dei personaggi di Final Fantasy IX, non soltanto da un punto di vista di design, ma anche di background, di comportamento, di carattere, ma quanto è solido anche quello di Quina, che qui, a questa età, al contrario, mi ha super affascinato, super attirato, e mi sono completamente innamorato di lei, lui, qualunque cosa esso sia. Partiamo dal design, no? Grafico, quindi quello che voi vedete, che state vedendo adesso, magari voi che non conoscete Final Fantasy IX, che non ci avete mai giocato, beh, sappiate che è uscito per Switch, quindi adesso non avete scuse, potete prenderlo e giocarci on the go, come dicono i giovani. Beh, per voi che non la conoscete, vedendola così, magari potreste dire, wow, creepy, buffa, e sì, proprio così il design vuole essere creepy, buffo e strano, vero? Cioè, è tipo, se togliessimo a Quina dei vestiti di dosso, potrebbe assomigliare a un misto tra Baymax e Lickitung, il Pokémon presente. Ovviamente nel gioco, nella storia o nel character design non si è mai visto un essere di quella razza ignudo, quindi possiamo soltanto immaginare come sia. Però sicuramente il design, già da solo, già soltanto il disegno, il character design, è già interessante di suo, è già solido, è già potente, lo potete vedere. Già istiga curiosità, è interessante, è creepy e buffo allo stesso tempo, un po' come i robot di Nier Automata, no? Che sono creepy e buffi allo stesso tempo, ti mettono ansia quando ti vengono addosso con quelle braccia rotanti, con quei occhioni, però allo stesso tempo sono carinissimi, non vuoi ucciderli! E invece farai stragi di robot su Nier Automata. Quello è buon character design, e secondo me, rimanendo su questo tema, il 9, il Final Fantasy 9, è quello con il più solido character design da un punto di vista grafico. Vi lancio una chicca: perché ci sia del buon character design, cioè si può dire che il character design sia buono quando tu puoi riconoscere il personaggio dalla sagoma. Ovviamente quando tu stai lavorando un progetto realistico, come può essere più un Final Fantasy 7, un Final Fantasy 8, giochi più contemporanei, appunto come Sekiro, è difficile star dietro a questa piccola regola. Può comunque fare, ma sicuramente più difficile. Avendo scelto Final Fantasy IX una strada meno realistica, un po' più puffosa, un po' più chibi, un po' più grottesca dal punto di vista del design, ha potuto giocare e sperimentare con forme più esagerate. Quindi Vivi è il piccoletto mago negro col cappellone gigante a punta, Steiner è tutto tarchiato, no? Il cavaliere, Queen è cicciona, è larga e sembra un po' questa pallotta e c'ha questa forchettona. Poi c'è Freya che è una donna topo, gira anche una sorta di uomo gatto, e così via e così via. Quindi se io vedessi la sagoma di Quina, Steiner, Vivi o chi sia, la riconoscerei subito. Se io vedessi una sagoma di Squall di Final Fantasy 8, sì, io la riconoscerei, ma non sono sicuro per il resto del mondo, giusto? Ed è anche per quello che tanti anime shonen funzionano molto bene, del perché si utilizzano i capelli antigravità negli anime. Prendiamo come esempio Dragon Ball. Qualunque personaggio di Dragon Ball tu prenda annerito e lo vedi solo dalla sagoma, tu lo riconosci, a meno che tu non sia un tonto. Sei tu un tonto? Temi tu la morte? Non so perché mi è uscito David Jones adesso. Guarda caso, ogni anime shonen diretto a un'età estremamente giovane, come bambini delle medie elementari, come può essere un Beyblade / Yu-Gi-Oh! Dragon Ball, o anche qualcosa di un po' più serioso, che può essere uno stesso One Piece ad esempio, ha dei personaggi estremamente diversi fisicamente l'uno dall'altro, con caratteristiche fisiche estremamente particolari che spicchino, no? Guardate Franky di One Piece, che è un cacchio di armadio, no? È un imbuto, un uomo imbuto, assomiglia a Johnny Bravo. È un design potente, fatto bene! Ma torniamo un attimino poi al tema Final Fantasy IX, perché non soltanto quindi abbiamo appena appurato e dichiarato che il character design è molto solido per Final Fantasy IX dal punto di vista grafico, ma anche estremamente potente la caratterizzazione dei personaggi, il come parlano, il come agiscono. Tu sai benissimo a un certo punto della storia cosa aspettarti da un personaggio all'altro, a meno che non ci sia un punto di dinamismo, no? In cui, che ne so, Vivi decide di tirar fuori i maroni e fare altre scelte, perché fino a prima è stato molto pauroso. Però a parte quei casi in cui ci sono personaggi dinamici e ben venga, ad esempio da Quina sai benissimo cosa aspettarti, perché Quina prima di tutto ti dirà: molto piacere, sei commestibile, no?
Ah, accidenti, c'ho una fame. Lei ragiona così, pensa soltanto a mangiare qualunque cosa, che sia essere vivente o meno, che sia umano o mago nero, essere oscuro, lei una volta un assaggino to deve da. Tant'è che le sue stesse abilità girano intorno al mangiare il nemico. Tu scopri le magie blu di Quina indebolendo il bersaglio e mangiandolo, e acquisisci quindi appunto determinate abilità, e tutto gira alla sua, al suo appetito infinito, e non soltanto quindi al suo appetito infinito, alla sua passione iper mega potente per le rane in particolare, che dovrai catturare sul gioco per lei in modo da prendere l'arma più potente di Quina e battere la sua mentore o suo mentore, non si sa che sesso è uno dei boss più difficili, ma in realtà per me questa volta è stato piuttosto facile perché, beh, sono un pro. Ma quindi non solo l'appetito, ma anche la sua spontaneità. Il carattere di Quina è mirato ad essere estremamente spontaneo, repentino, istintivo. Nel senso, ciò sono, bam, dormo, frega un cazzo dove sto, potrei stare, che ne so, sul bordo di un precipizio, ciò sono, io dormo, in quel momento. Cioè lei ragiona così, in modo molto semplice, diretto. Infatti per gran parte della storia una cosa che mi ha super affascinato di Quina è che lei non fa parte del gruppo perché si lega e vuole far parte del gruppo, ma più che altro perché finisce nel gruppo più volte finisce in un altro posto, non si sa perché. Per esempio, voi siete in una città su un albero, vi teletrasportate con la magia nera dei maghi neri, lei dice, ah, io lì non ci salgo, me ne vado. Poi la ritrovi in un altro posto, poi in un'altra città, c'ha così tanta fame che sviene dalla fame e finisce in un fiume, e quindi si va via di nuovo dal gruppo. La ritrovi in tante città più in là, in cui viene pescata letteralmente da un personaggio. Questo ti fa capire, minchia, è stato tutto sto tempo in mare. Per capirci, lei non sta nel gruppo come per dire andiamo a combattere insieme. Tipo, io vengo con te se tu mi fai mangiare roba. E poi se mi perdo per strada, può succedere, capito? Comunque, io penso che questo può essere quanto per quanto riguarda questo video, questo disegno, che sono piuttosto sicuro che non verrà ampiamente apprezzato dalla prole, da questo insieme di bambini. Ciao papini, come state? Ho già notato il feedback su Instagram, però ho beccato il like di Sabaku. Boom, bitch! Boom! Questo è quando, signori, scopriremo quale sarà il prossimo prodotto o personaggio che disegnerò alla prossima fanart. Spero la prossima settimana, così da costringermi a farne almeno una settimana di disegno che mi piace, che mi ispiri. Questo è lo scopo. E con questo vi saluto, mi teletrasporto in un altro mondo. Bella frate, come va? Vi siete divertiti in questo magico video? Se è così, beh, lascia like, accendi la campanella è essenziale, proprio la cosa che serve di più per la sopravvivenza di un canale, sembra, ma se hai bisogno di un'altra dose di zio, beh, clicca uno di questi due video, sono simpatici, giuro, non ci metto la mano sul fuoco, ma giuro, quasi.